85% di aumento. Una manifestazione no Green Pass si è tenuta nella serata di domenica anche ad Andria, in largo Torneo. Presidiata dalle forze di polizia, la manifestazione ha registrato un numero contenuto di presenze, ma tanto basta a testimoniare come esista una parte della popolazione che contesta il Green Pass e che c'è un'altra parte della popolazione che è contro i vaccini. È tutt'altro che scontato che queste coincidano. Non tutti i Green Pass sono Novax, ma tantissimi Novax sono contro il Green Pass. Detto che comunque sommate queste persone rappresentano una quota minoritaria della popolazione, se si considerano i larghi numeri delle adesioni al vaccino e quelli di chi ha scaricato la certificazione verde, bisogna registrare che questa esiste e che sta moltiplicando le sue iniziative. Un microfono e altoparlanti, molti smartphone e dirette social, testimonianze e slogan danno vita ad un format in cui si sentono pronunciare frasi che molti potrebbero ritenere contrarie al buon senso. È troppo tardi per aiutarli a non vaccinarsi, però cerchiamo di difendere le nostre posizioni perché insomma siamo realmente in pericolo. Grazie. Il Green Pass è lo strumento, il mezzo per arrivare al fine. Il fine è portare la nazione Italia a una stretta somiglianza alla Cina. Praticamente ci vogliono dare una patente a punti. Si portano in piazza le testimonianze di soggetti che hanno registrato effetti collaterali al vaccino. Sarei curiosa di sapere quanti di voi andranno a bucarsi per la terza volta, rischiando la propria vita e quella dei loro figli. Io potessi tornare indietro a quel maledetto giorno, vivrei sana anche da nomade. Meglio perdere il lavoro, ma non mi farei toccare più manco morta. Ma è soprattutto l'aspetto sociale determinato dal varo del Green Pass che viene contestato. Per molti rappresenta un'alimentazione alla libertà individuale. Comitive di amici che sono amici da 30 anni, da 40 anni, si sono divisi perché non vanno più a mangiarsi la cosiddetta pizza perché amici non la pensano come loro. Stanno facendo una seria distinzione sociale e questo è molto molto preoccupante.